Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Siena Diretta Sera, il tradizionale appuntamento del giovedì di Siena TV, appunto in diretta, e questa sera una diretta direi molto particolare, di cui devo ringraziare innanzitutto la disponibilità degli ospiti che sono venuti a trovarci, perché stasera parleremo di università, in particolare delle elezioni del nuovo rettore in programma all'incirca fra un mese, almeno la prima tornata, che comunque si concluderanno entro giugno. Qui con noi abbiamo i tre candidati alla carica di rettore per succedere ad Angelo Riccaboni. Accanto a me Francesco Frati, al centro Alessandro Rossi e poi Felice Petraglia, i tre professori che si sono candidati per ufficialmente, ormai sono solo loro tre i contendenti perché è chiuso il termine per la presentazione delle candidature, e che appunto si sfideranno a partire dal 16 giugno. Non mi dilungo troppo nelle presentazioni, e non solo perché sono ovviamente conosciutissimi all'interno dell'ambiente universitario e anche in città, ma perché ci guardiamo la scheda che dà un breve profilo, ovviamente sintetico, perché tutti e tre hanno un lunghissimo curriculum, in cui si presentano i tre contendenti alla carica di rettore. È sfida a tre per la successione al rettore Angelo Riccaboni alla guida dell'Università di Siena per i prossimi 6 anni. Francesco Frati, Felice Petraglia, Alessandro Rossi. Da questi nomi uscirà il vincitore il 16, il 22 o al massimo il 28 giugno, se si arriverà al turno di ballottaggio. Hanno un dato in comune nel percorso di studi: tutti e tre si sono laureati all'Università di Siena. Francesco Frati, 51 anni, senese, è professore di zoologia. Fino al momento dell'ufficializzazione della candidatura è stato prorettore durante il mandato di Riccaboni. In passato, tra gli altri incarichi, è stato direttore del Dipartimento di Biologia Evolutiva. Laureato nel 1988, ha trascorso parte del periodo di specializzazione negli Stati Uniti e in seguito ha preso parte a spedizioni in Antartide. Felice Petraglia, 59 anni, nato a Salerno, si è laureato nel 1980, trascorrendo poi periodi all'estero negli Stati Uniti e in Austria. È tornato a lavorare a Siena nel 2000, dopo essere stato alle università di Cagliari, Modena, Pisa e Udine, e da quell'anno è direttore della clinica ostetrica e ginecologica. È stato direttore del Dipartimento di Pediatria, Ostetricia e Medicina della Riproduzione. Tra le collaborazioni più recenti, quelle con le università di Toronto e Pechino. Alessandro Rossi, nato a Siena a 63 anni, è direttore dell'unità operativa complessa di neuroradiologia e direttore del Dipartimento ad attività integrata di scienze neurologiche e neurosensoriali. Laureato nel 1978, ha svolto esperienze in Francia e Stati Uniti nel periodo di specializzazione, compiendo poi il suo percorso professionale al Policlinico delle Scotte, dove dal 2002 è direttore di unità operativa a neurologia e dal 2007 è direttore del Dipartimento universitario. Saranno loro a sottoporsi al vaglio dei 1.858 potenziali elettori chiamati alle urne, in maggioranza tecnici e amministrativi, 1.036, ma il cui voto sarà ponderato e peserà per il 12% rispetto a quello espresso dai docenti. Il 16 giugno servirà la maggioranza assoluta degli aventi diritto, il 22 giugno la maggioranza assoluta dei votanti, il 28 giugno si terrà l'eventuale ballottaggio, sempre che il verdetto non arrivi prima. Dunque, grazie Alessandro Lorenzini. La scheda che ha illustrato sinteticamente il curriculum dei tre professori e ha anche tracciato un attimo le coordinate del voto che si terrà tra il 16, il 22 e il 28 giugno, sempre che non si chiuda prima. C'è un numero che va tenuto presente per il 16 giugno: il primo quorum che è possibile individuare facendo appunto la media tra i votanti, tutti i docenti, gli studenti eletti negli organi rappresentativi, e il voto ponderato dei dipendenti, che è ponderato al 12%, quindi il numero magico dovrebbe essere 455 per ottenere il passaggio al primo turno al 16 giugno, altrimenti si andrà alla votazione successiva, dove servirà la maggioranza dei votanti a quel punto, oppure il 28 giugno al ballottaggio per i primi due. Ma comunque queste sono così cose che ci sarà tutto il tempo per approfondire più avanti, e andiamo un po' a parlare, a presentare quali sono le idee dei tre candidati rettori. Io introdurrei già il primo tema, che è un po' il tema che è stato al centro del dibattito dell'università negli ultimi anni, è stato anche al centro di situazioni giudiziarie e comunque molto dibattuto, che è il tema del bilancio, quindi del risanamento del bilancio delle scotte. E il rettore Riccaboni, come dire, lo pone come uno dei punti di forza del suo mandato. Qualche osservatore in realtà fa notare
che si potrebbe discutere su questo risanamento, perché ci sono per esempio delle partite importanti che si sono giocate sul Policlinico delle Scotte con la Regione e sul San Nicolò. Però ecco, qual è la vostra opinione su questo tema del bilancio? Partiamo adesso da Frati, poi ruoteremo per dare un po' a tutti la prima e l'ultima parola per animare un po' la discussione. Il tema è il bilancio. Okay. Grazie. Beh, fortunatamente sul bilancio contano i dati e non le opinioni. E i nostri dati dimostrano che da 3 anni il bilancio consuntivo dell'università, 2013, 2014 e 2015, si è chiuso con un utile. Anche il bilancio preventivo 2016 ha registrato un utile. È stato apprezzato anche dal Collegio dei Revisori dei Conti, che hanno approvato la relazione del Rettore e il relativo bilancio, quindi possiamo dire che al momento noi ci troviamo in una situazione di bilancio risanato e di un bilancio che ci consente, mettendosi al pari di tutte le altre università, di poter programmare degli investimenti. Sono quegli investimenti che saranno necessari per proseguire la fase di consolidamento del rilancio iniziato negli ultimi anni e che inevitabilmente dovranno tracciare la strada della futura guida politica di questo Ateneo per il prossimo mandato di 6 anni. Io credo che tutta la comunità universitaria debba essere orgogliosa dei risultati raggiunti in questi 6 anni, perché l'obiettivo del risanamento e del raggiungimento del pareggio di bilancio non era assolutamente un obiettivo facile da raggiungere. Se ce l'abbiamo fatta è grazie alla coesione, al senso di appartenenza dell'intera comunità, che ha superato i periodi più critici e che ha traghettato sostanzialmente l'Ateneo verso questa nuova fase. La nuova fase si apre adesso e sarà una fase che, proprio sulla base di un bilancio risanato, potrà prevedere degli investimenti, e saranno quegli investimenti che consentiranno, come si diceva prima, il consolidamento della fase di rilancio dell'Ateneo. Professor Rossi, cerchiamo di essere sintetici, che insomma almeno ci scambiamo le opinioni. Cosa aggiungere? Mi sembra che ha accennato precedentemente alle questioni delle scotte piuttosto che degli investimenti che la Regione Toscana ha fatto sulla nostra università. Io credo che sia il momento di dare valore alle soluzioni più che ai problemi. C'è una ricca stampa che affronta criticamente il problema del bilancio. Io penso che ci dobbiamo limitare ai numeri e non alle illazioni o alle suggestioni. Professor Petraglia? Ma io sono felice di nome e di fatto di sentire, certo, che siamo tutti stati coinvolti in questo risanamento. Chiaramente va riconosciuto anche all'ultima parte della precedente gestione di aver fatto appunto la vendita del San Nicolò e delle Scotte, quindi gli ultimi 6 anni sono serviti a corroborare una situazione che già era stata presa in oggetto e che sicuramente è andata a migliorare, anche se ci sono delle situazioni nel bilancio, per esempio i mutui, il patrimonio netto, che non fanno sì che ci sia proprio tanta cash, tanto cassa, liquido di soldi in cassa. Quindi ha ragione il professor Frati a dire che sicuramente stiamo meglio di 6 anni fa e meglio di 12, però sicuramente non credo ancora ci sia una situazione di finanza, di disponibilità tale da poter fare investimenti molto importanti. Ecco, sui temi caldi, adesso giriamo l'ordine delle risposte. Tra i temi molto caldi anche dell'ultimo periodo ci sono anche due docenti di medicina, c'è la questione delle scuole di specializzazione di medicina, su cui molti hanno lanciato segnali d'allarme. Cosa succederà? Questo investe anche la riforma sanitaria della Regione Toscana e quindi il ruolo dell'ospedale delle Scotte e il ruolo, diciamo, della sanità senese, anche il rapporto con Arezzo e con Grosseto. Qualcuno ha anche detto, come dire, due professori di medicina rischiano, come dire, di dividere le forze, no? Insomma, nella corsa all'elezione del rettore. Qual è il vostro parere sul tema, per esempio, quello delle scuole di specializzazione, e su questo tema complesso del ruolo della sanità senese?
No, allora cominciando io per invertire. No, io dico innanzitutto che per esempio anche in altre città dove ora si corrono per le elezioni, tipo Pisa, Brescia, ci sono addirittura 4-5 della stessa, dello stesso dipartimento, della stessa area culturale. Quindi 2 non è un numero eccessivo rispetto ai 5 di Brescia o ai 3 di Pisa. Quindi non è solo questione, perché la rappresentatività non è legata, anzi ci teniamo entrambi a dire che siamo, vorremmo essere rettori dell'Ateneo e non di medicina. Questa è una premessa che facciamo sempre agli altri colleghi, perché sarebbe limitante. Punto 2, le scuole di specializzazione di medicina è un problema legato al pensionamento dei docenti, e come lo è per le scuole di specializzazione di medicina, lo è anche per molti corsi di laurea. Cioè noi abbiamo avuto in questi anni un dimagramento della classe docente del 30%, e nei prossimi 3 ci sarà un altro 30%. Quindi se oggi, lei ha detto prima, siamo 7,50, fra qualche anno saremo 5,50 se non ricorriamo a un reinvestimento importante. Quindi non solo chiuderanno le scuole di specializzazione, ma molti altri corsi. Medicina fa più senso, perché è logico, noi salvaguardiamo anche la sanità della città, siamo un punto di riferimento. Una parte storica anche dell'università. Basket è la prima, nel 1240 c'erano medicina e giurisprudenza, quindi da questo punto di vista dobbiamo sicuramente stare attenti a tutta l'università, compreso per le scotte il problema a scuole di specializzazione. Ecco, professor Rossi, cosa fare? Tra l'altro il problema del calo del numero dei docenti, che è vero è stato un fenomeno nazionale, insomma, legato anche al taglio delle risorse. Qualcuno dice che qui forse è stato più accentuato rispetto che altrove, insomma, com'è questo tema complesso della situazione della facoltà, del Dipartimento di Medicina? Dei dipartimenti di medicina, sì. Come ha detto precedentemente il professor Petraglia, c'è stato un blocco del ciclo naturale di generazionale all'interno del, devo dire, di tutto l'Ateneo, in particolare di medicina, e questo inevitabilmente ha comportato dei sacrifici sia in termini di scuola e specializzazione. Questo sacrificio in realtà nel 2017 si accentuerà con la eliminazione delle sedi consorziate. Ma il problema non è soltanto quello delle scuole di specializzazione, è anche ovviamente la possibilità di mantenere e quindi accreditare corsi di laurea nell'ambito delle professioni sanitarie. Però questo è un tema ampiamente noto, mentre il punto che lei precedentemente citava, la riorganizzazione del sistema sanitario in questo momento, apre una fase di particolare delicatezza, cioè l'accorpamento nella macro area, lo spostamento del baricentro Arezzo della sede amministrativa ad Area Vasta, e la possibilità che in futuro si possano, sulla base ovviamente di un articolo introdotto nella legge di stabilità, si possa immaginare l'accorpamento anche amministrativo del Policlinico con la sede amministrativa d'Area Vasta, è oggettivamente una cosa che richiede particolare attenzione. Così come il fatto che questa fase, che in questo momento d'Area Vasta è una fase sperimentale, richiede inevitabilmente delle competenze per essere affrontata o meglio governata. Perfetto. Frati, anche. Sì, no, con riferimento alle scuole di specializzazione di area medica, devo dire che in questi anni e tuttora è in fase di realizzazione una sorta di revisione che parte dal Ministero, per cui le scuole di specializzazione si devono confrontare con nuove regole, con nuovi vincoli, con nuovi limiti, che cadono in un momento in cui, come veniva ricordato prima da miei colleghi, in un momento in cui c'è stata una sorta di contrazione del parco docente non soltanto dell'Università di Siena, ma dell'intero sistema universitario nazionale. Basti pensare al fatto che dal 2008 il sistema universitario nazionale ha perso 12.000
docenti su 60.000, quindi un taglio sostanzialmente del 20%. Questo taglio è stato subito anche da Siena, è dovuto alla legge Tremonti 133 che ha introdotto il blocco del turnover, un turnover che poi ha continuato ad essere molto ridotto con tagli importanti. Adesso, dopo diversi anni, il turnover dell'università sarà del 60%. Significa che ogni professore ordinario che andrà in pensione, che per ogni professore che andrà in pensione, ogni università recupererà, non potrà recuperare più del 60% del suo valore economico. È ovvio che in queste circostanze l'intero sistema universitario ha subito e sta subendo un'ulteriore contrazione. Peraltro questa contrazione sta rallentando un po' proprio grazie al fatto che il turnover è lentamente aumentato, e devo dire che il 2016 con ogni probabilità sarà il primo anno dopo il 2008, quindi dopo 7 anni, in cui il numero dei docenti dell'Università di Siena aumenterà rispetto all'anno precedente invece di diminuire. Ecco, però il quadro non è molto confortante in generale, perché diminuiscono le risorse, diminuiscono appunto i finanziamenti, diminuiscono i docenti, però l'università, come dire, deve andare avanti, quindi deve continuare a svolgere il ruolo di insegnamento, di docenza, e a svolgere il ruolo di ricerca, che è un ruolo fondamentale anche per l'università. Professor Rossi, in questo quadro di tagli di finanziamenti, di risorse statali e di bilanci che ancora devono rimettersi in moto per la capacità di investimento, dove si trovano le nuove possibilità di fondi per investire sul fronte della ricerca? Ma, a parte le classiche fonti di finanziamento, ma prima di affrontare questo, se permette, vorrei entrare nel merito di quello al quale accennava, cioè il ruolo dell'università, perché l'università non è un'istituzione staccata dalla città. E una riflessione su ciò che l'università dovrà apprestarsi ad essere, al di là di quelli che sono i valori non negoziabili dell'università, l'ha citati prima lei e non c'è bisogno di ritornare, ma va considerato che le università che stanno all'interno delle città stanno all'interno delle città che in larga parte hanno visto perdere per decentralizzazione molte delle attività economiche. Questo è successo anche a Siena, anche se non è stata una delocalizzazione volontaria, e chiaramente mi riferisco a quella che è stata sicuramente l'azienda più importante. Ora, al di là del problema della delocalizzazione, che cosa sta avvenendo in realtà in tutte le città europee e anche nelle città italiane? Che sta emergendo quella che si chiama l'economia della cultura e della conoscenza. Questo, su questo l'università deve sapersi inserire. Se crede, posso continuare il ragionamento. Sì, mi hai anticipato un tema che mi ero segnato per dopo, quello del rapporto con la città, che è fondamentale. Comunque, ecco, se mi chiude sul discorso della ricerca, almeno chiudiamo poi il giro su questo tema. La ricerca richiede anch'essa, forse richiederebbe un discorso più ampio, cioè quale tipo di ricerca deve essere finanziata. E quali sono le fonti di finanziamento? Quale tipo di ricerca deve essere finanziata? È tutta la ricerca, perché ricerca di base e ricerca applicata sono inscindibili. Non si può immaginare di portare avanti soltanto ricerca applicata che ha più appeal, più ritorni immediati, senza scordarsi che senza la ricerca di base, la ricerca applicata rapidamente si inaridisce. Le fonti di finanziamento sono fonti di finanziamento prevalentemente dell'Europa, che siano attraverso i fondi che provengono da progetti FAS della Regione Toscana o fonti dirette della Comunità Europea o fonti che provengono dal Ministero. Questi sono le principali sorgenti di finanziamento della ricerca, e Siena ha in realtà, da questo punto di vista, un corpo docente e un corpo di ricercatori che ha avuto grandi successi in questo campo negli ultimi anni.
E non è questo un valore da sottovalutare, cioè non è soltanto una questione di equilibrio di bilancio, è anche una questione di qualità del corpo docente che è presente in questa università. Ci sono circa 10 progetti europei negli ultimi 2 anni che sono arrivati a Siena, progetti di notevole consistenza economica. Questo non significa che Siena o l'Università di Siena navighi nell'oro, ma significa che c'è un corpo di ricercatori attrezzato e qualitativamente elevato, tale da poter attrarre finanziamenti. Professore, noi abbiamo confermo che la produzione scientifica, la ricerca di Siena è stata ottima, perché nel 2004-2010 noi abbiamo prodotto una quantità di produzione scientifica nella ricerca tale che oggi Siena infatti ha avuto un premio dal Ministero per quella produzione scientifica, quindi anche negli anni difficili Siena ha prodotto ricerca e fa ricerca. Quello che sta succedendo ora però è anche vero, il Ministero dà meno soldi alle università, lo sappiamo tutti, premia chi fa ricerca, quindi la premialità viene da fare una bella ricerca, ma soprattutto i soldi dell'Italia vanno alla Comunità Europea, quindi dobbiamo assolutamente d'ora in poi, per finanziare tutta la ricerca, è vero, quella di base e quella sponsorizzata, che ha un suo sbocco pratico, applicativo, diciamo di tipo traslazionale, come viene detto oggi, dobbiamo andare a Bruxelles. Ecco perché nella mia idea di università del futuro dobbiamo investire su fare meglio questi progetti, avere uno staff di persone devoto a questa, come hanno già fatto molte università nel mondo, in Europa e anche in Italia. Quindi investire sulla ricerca significa organizzarsi meglio per andare a pigliare i finanziamenti dove esistono, senza trascurare poi altre fonti di finanziamento che possono arrivare da fondazioni, da istituzioni, come diceva prima la Regione Toscana, possono arrivare da fondazioni private, possono arrivare anche da aziende territoriali, perché qui in Toscana per esempio abbiamo il TLS, che è una cosa, qui nel sud della Toscana è stato localizzato, mi sembra Tuscany Life Science, proprio dove possiamo attingere ancora una volta le energie economiche che provvederanno a fare ricerca, ma soprattutto a far crescere i giovani, perché noi abbiamo bisogno di dottorandi di ricerca e di ricercatori. Frati, per chiudere, devo dire che mi sembrate abbastanza d'accordo. Su questi grandi temi. Poi alla fine vi chiederò anche che cosa vi differenzia. Se non si fa la ricerca, si chiude. Vi chiederò anche su che cosa vi differenzia l'uno dall'altro. Insomma, vediamo come. Allora, io penso che il tema della ricerca sia fondamentale per i prossimi 6 anni. Lo è perché l'università ha il dovere di garantire a tutti i suoi ricercatori un'opportunità di portare avanti i progetti di ricerca. Siamo tutti consapevoli del fatto che i grandi progetti di ricerca si fanno con i finanziamenti europei e ci torno tra un attimo. Questo è un paese che soffre purtroppo di un sottofinanziamento cronico statale, perché negli altri paesi lo Stato garantisce a tutti i ricercatori di poter portare avanti le proprie ricerche. Un'università, in assenza dello Stato, ha il dovere di sopperire per quanto è possibile a questa mancanza dello Stato, garantendo con i propri fondi il sostegno ai ricercatori, perché l'università deve garantire il sostegno a tutti i tipi di ricerca, la ricerca libera, la curiosity driven. Dopodiché l'università ha il dovere di sostenere lo sforzo dei ricercatori nella raccolta di finanziamenti esterni, che sono certamente i finanziamenti europei, per i quali le migliori università italiane ed europee sono molto attrezzate per sostenere lo sforzo dei ricercatori, e anche finanziamenti che vengono dal sistema produttivo del paese, guardando alle imprese, guardando ai finanziamenti attraverso convenzioni, guardando al conto terzi. Noi abbiamo bisogno di far questo e di sostenere lo sforzo dei nostri ricercatori, che, come hanno detto prima i colleghi, sono dei ricercatori di grande qualità, e quindi l'investimento nella ricerca è il miglior investimento possibile che possiamo fare, perché sappiamo di investire in un settore nel quale siamo bravi e dal quale adesso sappiamo che tornano anche delle risorse importanti attraverso la ridistribuzione delle risorse effettuata dal Ministero con il fondo di finanziamento ordinario.
Siamo arrivati alla fine del primo blocco. Prima di andare in pubblicità, come di consueto, spazio ai blogger. Il primo è il Santo, poi pubblicità e poi rientreremo in studio. Una grande opportunità stasera mi viene data sia la diretta sera di parlare ai tre candidati al rettore dell'Università di Siena. Io non parteggio per nessuno di tre, credo che chi vincerà avrà una grossa responsabilità, perché l'Università di Siena purtroppo sappiamo che ha perso molto in questi anni, ha perso anche molta credibilità, gli studenti sono diminuiti nel corso degli anni, anche se sembra che un po' di recupero ci sia. Io credo che chi vincerà queste elezioni avrà una grossa responsabilità, quella di proporre e portare avanti un cambiamento che secondo me ancora non si vede in questa città. L'Università di Siena è una delle istituzioni che può proporre questo cambiamento, e il cambiamento credo si possa proporre anche mettendo da parte la politica nell'università, perché la politica ha distrutto, ha inquinato molte cose buone che facevano parte di questo territorio. Una è l'università. Bisogna, e credo che il rettore vincente debba rimettere al centro dell'attenzione quello che è la professionalità, quello che è la ricerca, quello che sono gli studenti di questa università. Vi faccio un esempio: molti professori universitari, che sono anche medici alle scotte, se ne sono andati, hanno cambiato zona, hanno cambiato città, perché la politica non li faceva lavorare. Quindi il rettore deve essere un attrattore di menti, deve essere un attrattore di persone, perché qui abbiamo bisogno di eccellenze e abbiamo bisogno che le eccellenze senesi non se ne vadano, lasciando da parte la politica, perché quello che conta non è la tessera politica, l'appartenenza politica di un dottore, di un professore, ma la sua professionalità. Io spero che questo avvenga, perché altrimenti non andremo avanti. Grazie e buonasera. Bentornati a Siena Diretta Sera, siamo in studio con i tre candidati alla carica di rettore dell'Università di Siena, con i professori Frati, Rossi e Petraglia. E professor Rossi, il Santo ci lanciava così uno stimolo di riflessione sul rapporto tra mondo universitario e politica, su quanto pesa e soprattutto quanto ha pesato la politica negli anni passati, anche quelli poi che hanno vissuto vicende difficili, hanno pesato le vicende politiche sull'università, ma quanto pesa ancora secondo lei? È ovvio che questa apparentemente una domanda stimolante, ma siccome mi sembrava che associasse il fatto della possibile intromissione politica con la desertificazione di alcuni settori disciplinari, cioè soprattutto nell'ambito, diciamo, della medicina, io direi che nella mia personale esperienza direi che non posso confermare una cosa di questo tipo. Io dirigo un dipartimento che è soltanto cresciuto, non ho visto fughe da questo punto di vista, e mi domando se il problema è un problema legato alla gestione e quindi al governo e quindi in qualche modo alle modalità con cui ci si rapporta anche con gli organi di governo dell'azienda piuttosto che dell'università. Non penso che ci siano state epurazioni politiche, credo che forse, non sempre, e questo verosimilmente in tutte le aree, non sto parlando soltanto dell'area di medicina, ci siano state strutture che hanno evidentemente avuto difficoltà gestionali, piuttosto che immaginare che le fughe sono dovute a epurazioni politiche, perché questa mi sembrava la suggestione.
però un rapporto stretto, soprattutto in passato, probabilmente soprattutto in passato, ma insomma non so se adesso cosa ci dice Frati, che è stato prorettore fino a 5 mesi fa. Insomma, è innegabile, no, che ci sia stato un certo tipo di cordone ombelicale. Qual è la lettura e se questo ha influito nelle dinamiche, lasciamo perdere del professore che se n'è andato oppure no, ma nelle dinamiche complessive di gestione dell'Ateneo? Ma alla tua domanda diretta con cui ho concluso il tuo intervento, la risposta è no. In 5 anni di attività come prorettore posso assolutamente dire che non abbiamo mai subito pressioni, ingerenze politiche relativamente alla gestione dell'università. Questo nella mia esperienza personale, che è iniziata con riferimento alla governance dell'Ateneo a fine 2010, questo tipo di pressioni non ci sono state. Io non credo che ci debbano essere e penso che l'università vada guidata senza condizionamenti politici, penso che l'università vada guidata senza ideologie, credo che l'unica ideologia che possa guidare il lavoro politico del rettore di un'università sia la difesa dell'università pubblica, il prestigio dell'università che il rettore rappresenta e il sostegno alle attività didattiche e di ricerca di un Ateneo. L'unica ideologia che può guidare il lavoro di un rettore è garantire i migliori servizi possibili ai propri studenti e far sì che i propri ricercatori possano fare meglio possibile il loro mestiere. E credo, mi permetto di concludere, credo che il miglior servizio che un'università pubblica possa fare al suo territorio di riferimento, alla propria città, sia quello di garantire sostegno, prestigio anche alla città attraverso il prestigio dell'università. Professor Petraglia, il suo punto di vista. Ma il mio punto di vista è che l'università è un'istituzione pubblica, quindi il rettore deve saper far politica, non partitica, perché deve andare a Roma al Ministero a dialogare con la politica, deve andare a Firenze a dialogare con la politica regionale, deve andare possibilmente in futuro anche a Bruxelles a parlare con la politica europea. Noi non siamo avulsi dal mondo, siamo dentro il mondo e quindi la politica ci può stare e devono essere interlocutori, li dobbiamo ascoltare, non ci dobbiamo far condizionare le scelte, ma la politica è vita e noi siamo un'istituzione pubblica. Una cosa che invece notavo nel Santo è che non è stato ancora detto, sono diminuiti gli studenti. Questo era un altro punto di cui parlavamo dopo. Ecco, perché certo. Quella è una cosa che invece è una cosa da mettere importante. Molto importante. Dopo ne parliamo, riprendiamo il tema, intanto ascoltiamo il rettore Angelo Riccaboni, è stato intervistato da Andrea Frullanti e Andrea Colnago. Per noi, insomma, ci ricordiamo come era all'inizio, eravamo un Ateneo visto in maniera piuttosto marginale, per usare un eufemismo, ora siamo tornati al centro del dibattito nazionale e internazionale, anche con queste iniziative abbiamo un ottimo rapporto col Ministero, abbiamo addirittura, quando c'è stato il PNR, sono stato richiesto di presentare la posizione di tutti i rettori italiani, insomma la reputazione, che è l'asset più importante di un Ateneo, per noi è molto alta, andiamo avanti in questa direzione, sono convinto che chiunque vinca dei candidati sarà persona in grado di continuare su questa strada e portare ad essere sempre di più l'Università di Siena motore di sviluppo di questo fantastico territorio. Alla fine del suo percorso da rettore, qual è il bilancio che traccia e quanto è stato anche duro fare tutto questo lavoro? Beh, è stato molto duro, non c'è dubbio. Io tengo apposta la rassegna stampa di questi anni, così ogni tanto do un'occhiata e mi ricordo degli inizi. Però insomma credo che la partecipazione di tutto il corpo docente, del personale in questi anni, è stata molto forte, molto motivata, hanno lavorato tutti con impegno malgrado le difficoltà che obiettivamente esistevano all'inizio, hanno compreso il progetto e ora credo che insomma si vede anche dai visi e dalle relazioni interne ed esterne, è tutta un'altra situazione e credo che abbiamo il nostro posto che ci meritiamo e vogliamo andare avanti in questa direzione. L'ultima cosa che le chiedo, non chiedo di fare un passaggio di consegne virtuale, però qual è il messaggio che lancia ai 3 candidati che, insomma, per prendere il suo posto? Ma io credo che anche da come si stanno comportando, credo che ci sia un contributo di idee molto interessante, fra di loro c'è sicuramente anche un atteggiamento molto positivo.
penso che su questi assi che abbiamo cominciato noi e che tra l'altro lasciamo anche un bel investimento, perché pensate soltanto al coraggio che abbiamo avuto di dedicare tutte le risorse a Santa Chiara, che invece che frammentare in tanti mini progetti abbiamo avuto questo impegno forte su Santa Chiara, e ora si cominciano a vedere le conseguenze. Io sono sicuro che negli anni, se non si deflette rispetto a questa direzione, da Santa Chiara, dalla qualità della ricerca e della didattica, continuerà la bellissima storia dell'Università di Siena. Ecco, un po' il rettore è stato intervistato nella giornata finale del Millennials Lab che si è tenuto al Santa Chiara prima della conferenza di Behemoth, ha introdotto il tema di cui volevo parlare, che è un tema molto sentito, di cui soprattutto il corpo docente si parla molto, che è quello dell'internazionalizzazione, cioè di proiettare all'esterno l'università, che serve anche poi a creare attrattiva sia per i docenti sia per gli studenti. Insomma, è un tema molto caldo. Questo del Santa Chiara Lab è stato un investimento molto importante, in realtà ha appena iniziato perché è fatto da pochi mesi e quindi proiettato per chi di voi vincerà, insomma, avrà questo strumento a disposizione. Qual è il tema, cioè come si traduce il tema vasto dell'internazionalizzazione e come si realizza in concreto da qui in avanti, diciamo? Ripartiamo da Frati per rifare il giro. Dunque, in questi anni il tema dell'internazionalizzazione all'interno dell'Università di Siena è stato declinato soprattutto con l'apertura di nuovi corsi in lingua inglese, di corsi insegnati interamente in lingua inglese. Ci sono degli stimoli che vengono dal Ministero molto importanti da questo punto di vista, perché una parte di quelle risorse che ci vengono erogate dal Ministero vengono erogate anche in relazione alla misurazione del tasso di internazionalizzazione dell'Ateneo. Come dicevo, in questi ultimi anni è stato fatto uno sforzo importante per creare nuovi corsi insegnati interamente in lingua inglese. Nell'anno accademico 16-17 ne avremo 13, che fanno circa il 20% dell'intera offerta formativa del nostro Ateneo. Questo ci ha permesso di raggiungere il 6% nel numero di studenti internazionali iscritti all'Università di Siena, quando la media nazionale è sotto al 4%, e quindi abbiamo ottenuto un risultato molto lusinghiero. Che cosa dobbiamo fare e che cosa vorremmo fare nei prossimi 6 anni? Vorremmo intensificare soprattutto la nostra capacità di rendere più internazionali i nostri studenti, tutti gli studenti, gli italiani e gli internazionali. L'Ateneo di Siena, l'Università di Siena deve essere un grande centro di interazione di studenti e di docenti di tutto il mondo, ma deve anche rappresentare una porta aperta verso il resto del mondo. Noi abbiamo dimostrato come università e come città di essere molto attrattivi nei confronti degli studenti internazionali. Lo siamo con gli iscritti ai nostri corsi, sia quelli in italiano che quelli in lingua inglese, e lo siamo anche con riferimento per esempio agli Erasmus Incoming, cioè agli studenti che vengono a fare un percorso Erasmus all'Università di Siena, dato nel quale siamo il primo Ateneo in Italia, ovviamente proporzionato con le dimensioni dell'Ateneo. Dobbiamo far meglio e possiamo migliorare nella nostra capacità di garantire un percorso internazionale anche ai nostri studenti, diciamo ai nostri studenti italiani. Lo possiamo fare sfruttando le opportunità garantite dal progetto Erasmus e sfruttando invece una politica solida, forte, di costituzione di partnership internazionali di grande prestigio che permettono di accrescere anche il nostro prestigio. Solo così potremmo dare ai nostri studenti quell'importante contributo di internazionalizzazione che gli ultimi dati Alma Laurea dimostrano essere fondamentale anche con riferimento alla possibilità di trovare lavoro. Infatti i dati Alma Laurea ci dicono che gli studenti che hanno svolto un percorso, un'esperienza all'estero durante il loro percorso di formazione, hanno maggiori probabilità di trovare un'occupazione a 1 anno e a 5 anni dopo la laurea. Professor Petraglia, cosa c'è da fare su questo? C'è da fare tanto. C'è da fare tanto perché ora il professor Frati ha citato gli Erasmus in arrivo. Io le cito: gli Erasmus in uscita sono 392 su 15.000 studenti, neanche il 2% dei nostri va fuori. Questo vuol dire che abbiamo una grossa carenza di rapporti, rapporti internazionali che inducano i nostri giovani a fare la mobilità. Perché è vero che abbiamo aperto 13 corsi di lingua inglese per attrarre studenti da tutto il mondo, ma oggi, come diceva appunto lo stesso professor Frati, per essere personaggi tutti i nostri ragazzi vogliono avere il mondo davanti, e la globalizzazione porta a far sì che i posti di lavoro, pensi che a Siena anche dal liceo si va a finire gli studi liceali all'estero, quindi non è che scopriamo nulla.
E pensi che la stessa Università di Siena, lo leggevo oggi, per diventare università nel 1357 dovettero andare a Praga dall'imperatore a diventare studio generale, perché anche all'epoca serviva l'internazionalizzazione, non la inventiamo oggi. Siena è sempre stata in Europa, lo dimostra la sua storia, appunto, dalla Repubblica di Siena andare dall'imperatore per avere questa approvazione. Questo deve diventare un sistema. Io ci punto, tutto il mio programma è puntato su quello, perché penso che sia il cardine delle realtà universitarie europee, con la mobilità di studenti e docenti, chiaramente, perché Siena per esempio ha avuto dei docenti stranieri, è una delle università che anni fa però aveva questa attrazione, tant'è vero professori di origine inglese e americana hanno insegnato a Siena, una delle prime università. Quindi quello che dobbiamo fare noi è riscoprire questa grande l'importanza, ma cosa che sta facendo tutto il mondo, perché in questo momento la competitività è altissima e quindi rischiamo di perdere i nostri ragazzi che, appunto, come dicevo io prima, scappano verso altre università dove questa internazionalizzazione è molto più forte. Ecco perché è il primo punto e il punto su cui costruire il futuro. Dobbiamo fare un grande passo avanti. Mi dispiace, ma è stato fatto a Poussé sicuramente, perché quello è un obiettivo. Forse mancavano i quattrini, forse mancavano il personale, ma dobbiamo coinvolgere anche il nostro personale tecnico amministrativo in queste funzioni, creare degli uffici, dobbiamo coinvolgere anche la città, perché cioè, quello che diceva prima anche il professor Rossi, la città fa parte del sistema accoglienza. Se arriva uno straniero alla stazione di Siena, italiano o straniero, deve essere accolto in un certo modo e essere in Europa. Arriva uno straniero alla stazione, già insomma una notizia, diciamo, che, no, per la consistenza delle nostre strutture. Il bus arriva alla stazione, ma dovrebbe avere subito wifi pronto, una possibilità di essere accolto, sistemato. Ormai i ragazzi vanno così, i nostri ragazzi da Siena, dalla provincia di Siena, Arezzo e Grosseto, il 70% va a studiare fuori, domandiamoci perché. Professor Rossi, anche secondo lei c'è bisogno di dare una spinta forte su questo fronte? Beh, l'internazionalizzazione è indubbiamente un obiettivo ormai lanciato, ed è un obiettivo dal mio punto di vista reale, concreto, che non può essere, non si può derogare. La questione è che occorre stabilire una strategia per il processo di internazionalizzazione, cioè non bastano i corsi in lingua inglese per avere la capacità di attrarre studenti qui. I corsi in lingua inglese o questo modo di concepire l'internazionalizzazione significa aumentare la capacità, forse, di tipo occupazionale nell'ambito europeo, ma non è questa l'internazionalizzazione, perché la si misura certamente dal numero di studenti stranieri che si iscrivono a Siena, dal numero di professori e naturalmente dalla mobilità. E questo problema della mobilità, che è stato citato a tutti e due i colleghi, è un problema che non può che essere risolto attraverso non un'azione competitiva. Non siamo in condizioni noi, come sistema universitario italiano, di metterci in una condizione di competizione con altre università europee. Noi possiamo cooperare creando consorzi e convenzioni che consentano di superare purtroppo quello che non è stato realizzato in Europa, cioè la sintonizzazione dei percorsi di formazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di studio, perché quello che si chiama il processo di Bologna si è arrestato, nonostante sia stato sottoscritto da tutti gli Stati europei, si è arrestato quasi 10 anni fa. Se questo processo fosse andato avanti, davvero sarebbe uno Stato, l'Europa sarebbe stata un enorme spazio di transizione per docenti e per studenti. Questo può essere in realtà superato solo se l'Ateneo intero, non attraverso soltanto iniziative di singoli dipartimenti o gruppi di dipartimenti, ma se l'Ateneo spinge verso una forma consortile con altre università europee. Questo creerà un meccanismo virtuoso di mobilità. Diversamente il sistema italiano e quindi anche il sistema senese
difficilmente potrà compensare la perdita di studenti che veniva precedentemente accennata, che è sicuramente inferiore ad alcuni titoli di giornali, ma potrà difficilmente compensare perché mancano una serie di prospettive per gli studenti stranieri stesse, di cui eventualmente se ne potrà parlare se c'è una domanda pertinente successivamente. Sì, questo tra l'altro è un tema molto caldo, quello anche dei rapporti, dei legami tra istituzioni e università europee, in un momento in cui insomma, la vecchia Unione Europea non gode di grandissima salute e anche alle porte di un referendum dalle conseguenze molto incerte, probabilmente anche per queste dinamiche. Parleremo fra poco anche della questione degli studenti, e mandiamo adesso un altro contributo del blogger, adesso è il momento di Elio Fanali. Ai tre candidati al rettore vorrei porre alcune questioni più che domande, alcune considerazioni. La prima, se effettivamente l'università vede la fine del tunnel dopo il buco di bilancio degli scorsi anni e i tanti sacrifici sopportati anche dai lavoratori, se davvero possiamo dire che l'università è uscita da questo brutto momento. Gli altri aspetti riguardano più che altro il futuro dell'Ateneo, secondo me su due direttrici, la competitività e l'aspetto riguardante la ricerca. Sul primo aspetto, quello della competitività, l'importanza è appunto avere un Ateneo che attraverso l'internazionalizzazione, per esempio, riesca a competere non solo a livello italiano, ma a livello europeo e perché no mondiale con gli altri Atenei, anche nel senso dell'attrattività per gli studenti, che sono ovviamente devono essere considerati una risorsa non solo per l'università, ma per tutta la città, anche per l'indotto che portano. L'aspetto della ricerca, ovviamente, perché l'università si deve caratterizzare in tanti sensi e in tanti settori con la ricerca intesa anche come ovviamente sviluppo e anche in questo caso qui come indotto, penso alle scienze della vita, ma non solo, anche alle ricerche dal punto di vista umanistico, perché no, o ovviamente per quanto riguarda la medicina, cioè un polo di attrazione anche per tutto quello che è il post universitario, non solo relegato ai master, ma allo sviluppo appunto della ricerca. Vorrei capire in questi contesti dove si collocano appunto i tre candidati, ovviamente perché poi l'università deve essere anche portatrice di competenze, professionalità e lavoro. Ci leggiamo sul blog. Sì, in realtà ci siamo un po' portati avanti sulle domande di Alessandro, abbiamo già affrontato in parte questi temi, comunque insomma se volete cogliere alcune delle sue suggestioni e unendole al tema che avete introdotto prima i professori Petraglia e Rossi, che è quello della capacità di attrarre studenti italiani, studenti esteri, quindi come si fronteggia questo calo di iscrizioni e insomma qual è il futuro. Partiamo dal professor Petraglia, che ha lanciato prima questo tema. No, più che lanciato, io l'ho messo in prima pagina nel mio programma. Sì, sì. Ne ho fatto il caposaldo perché ho detto voglio portare Siena in Europa, appunto in posizione di classifiche, perché ormai anche quelle sono diventate un obbligo e bisogna tenerne conto, perché i ragazzi, gli studenti famosi da attrarre, che sono la Siena, la metà vengono da fuori sede, io rappresento un ex studente fuori sede, perché 42 anni fa venni a studiare in questa città, attratto dagli studi e da quella che era l'organizzazione. I tempi sono cambiati però, e quindi l'attrattiva nasce oggi, i computer, i siti web, tutto quello che è il sistema di comunicazioni dei giovani è molto più sviluppato, e quindi dobbiamo tenere conto, le classifiche ci pongono in un certo tipo di posizioni, le dobbiamo scalare, ecco perché l'attrattività di cui diceva Alessandro mi sembra giustissima, e ne ho fatto argomento perché i ragazzi vanno a vedere in queste classifiche, vanno a vedere gli sbocchi professionali, come si diceva prima, cioè la classifica è buona, le posti di lavoro che si trovano dopo oppure gli stage professionali sono adeguati alla mia formazione, e quindi esco da questa università e trovo lavoro, è quello che i ragazzi oggi guardano. Le famose classifiche qui hanno un valore, un senso forse, certo, più che certo, in altri campi. Professor Rossi. Prego. Prego, prego, no, questione appunto di capacità di attrarre studenti e quindi anche di capacità di far crescere l'università. Sì, mi sembrava che avesse posto il tema
dell'università come volano di sviluppo del territorio. Sul problema del reclutamento mi sembra ne abbiamo parlato, tutti e tre i candidati hanno dedicato un capitolo a questo aspetto dell'attrattività degli studenti. È ovvio, per chiudere questo, che l'Ateneo, se fa una scelta di questo tipo, deve anche sapersi riorganizzare in termini amministrativi. Ma questo è un tema anch'esso che non può essere eliminato con uno slogan. Come dicevo prima, l'università, con sia la parte umanistica, scientifica, tecnologica, sanitaria, rappresenta insieme all'industria o alle attività lavorative e alle istituzioni, rappresenta un elemento irrinunciabile per lo sviluppo e la rinascita di un territorio che ha delocalizzato le proprie principali sorgenti di attività e quindi di occupazione. Questo significa che, come dicevo prima, l'economia delle nuove città, ed è strano chiamare Siena una nuova città, ma di fatto si trova ad intraprendere un nuovo percorso, sono economie basate sulla cultura e sulla conoscenza e quindi sullo sviluppo di nuove tipi di attività che riguardano ovviamente la comunicazione, riguardano la tecnologia, ma riguardano anche la cultura, che gioca un ruolo estremamente importante per tutte quelle attività che possono essere considerate attività che producono beni immateriali. Le università in questo contesto, quindi nell'economia della cultura e della conoscenza, non possono lavorare da sole, ma devono lavorare ovviamente con le istituzioni e quindi parallelamente con le attività che nella città potranno emergere da questa interazione. Mi perdoni professore, ma dal suo punto di vista, poi lo chiederò anche ai suoi colleghi, ma questa città che viene da anni di grave crisi economica, crisi istituzionale, crisi morale, insomma mettiamoci un po' tutto, ma è pronta a cogliere questa opportunità e a cogliere l'università come una delle leve del suo rilancio? Questo è vero. Cioè, cosa percepite voi dall'interno? Siccome è una strada obbligata questa, il valore dell'università è un valore stimato in Europa in termini di PIL globale che supera quello dell'industria manufatturiera. Ora, il valore dell'università, come ho detto precedentemente, al di là del fatto che lei citi una città con difficoltà economiche e un'università che ha attraversato un momento nel quale ha rischiato la fase di dissesto, allo stato attuale è un'università viva, perché siamo qui, espressione del fatto che c'è evidentemente la voglia di confrontarci con il futuro, se no non ci sarebbero tre candidature, ci sarebbe un commissario, ok? Meglio di noi, c'è già stato in comune insomma il commissario. Ma è chiaro che voglio dire, non è soltanto un valore simbolico la presenza di tre candidature, è qualcosa di più evidentemente. E io penso che se lei mi dice se la città è pronta, la città deve essere pronta. E questo ritorna al discorso che faceva precedentemente sul rapporto tra politica, intesa come strumento di governo, non nell'accezione negativa, ma come in realtà amministratore della cosa pubblica, ed università. Questa interazione, che per anni in realtà è stata forse non valorizzata o forse distorta, è assolutamente indispensabile. È vero che l'Università di Siena si deve aprire assolutamente all'Europa, con ovviamente una strategia che superi i problemi che sono stati precedentemente citati, ma deve altresì sapere
che si tratta dell'Università di Siena, di questa città, e in questa città l'Università troverà la modalità per far sì che il tessuto sociale ed economico possa potenziarsi, perché è una imperitura sorgente di ricchezza, la cultura e la scienza. E non è retorica questa, perché ha un valore stimato in termini di PIL, e non soltanto perché vengono gli studenti a spendere dentro la città, ma perché le iniziative, e questa città ideale, che l'università può promuovere e deve promuovere, al di là della sensibilità dei governi locali, che deve, dicevo, promuovere, portano ricchezza a Siena, perché non ha bisogno Siena di molto, se non di un governo certo e con una prospettiva verso il futuro e non verso il passato. Qualche volta l'università, ma questo forse è soltanto un ricordo lontano, l'università era considerata un corpo chiuso ed estraneo rispetto alle altre istituzioni cittadine. Poi facciamo tutto insieme con Frati, solo una battuta completa su questa prospettiva della città, cioè vista dall'altra parte, e poi almeno con Frati facciamo tutto il discorso complessivo. Come percepisce, pronta una città a viaggiare oppure sta già viaggiando di pari passo con l'università? Ma la città, devo dire che noi siamo una città con due università, noi abbiamo anche l'Università degli Stranieri di Siena, che vuol dire che la città regge due università, perché può, la città e il territorio possono ospitare un quorum di studenti. Io mi ricordo quando appunto arrivai qui eravamo 20.000, oggi siamo scesi a 15, ma possiamo ritornare a 20. Quindi la città, indipendentemente dal discorso giustamente culturale, ma la città potrebbe giovarsene di questa forza giovanile, lo sa che i giovani riempiono la vita di una città, e si vede la differenza di Siena tra quando gli studenti vanno in vacanza nel periodo natalizio. Ora d'estate ci sono gli turisti che confondono, ma il periodo natalizio senza gli studenti a Siena cambia la conformazione della città. Quindi dobbiamo pensare che da questo punto di vista la città nasce quasi universitaria. Era un sogno creare a Siena una piccola Oxford o Cambridge, questo è stato negli anni passati una tentazione notevole, proprio perché era sempre stata considerata l'università un patrimonio, e tutti i rettori che hanno gestito questa università negli ultimi 50 anni avevano visto questo, avevano percepito la bellezza di essere in una delle città più belle del mondo. Io quando viaggio per il mondo mi dicono: caspita, lavori a Siena, sei fortunato, è una città meravigliosa. E quindi questo l'avevamo intuito noi che ci siamo venuti a studiare, però diciamo che da un punto di vista generale la città l'ha capito che siamo una forza di introito economico, una forza di cultura, di vivacità. Quindi sono convinto che chiunque gestirà la politica cittadina sposerà, continuerà a investire sulle due università e sulla nostra in particolare, che ha una quotazione di studenti e di attività maggiore. Ma insomma non credo proprio che questo matrimonio, il matrimonio non può svanire, insomma questa è una cosa che deve durare, insomma, ecco perché noi, come compito di noi universitari, la dobbiamo rendere attrattiva, come dicevamo prima, tale da dire: wow, venite qui che noi vi sappiamo accogliere, e nel contesto generale sarà un'esperienza bellissima, indimenticabile. Il professor Frati ha diritto, diciamo, a doppia risposta, quella sulle iscrizioni, un po' sul calo delle iscrizioni, e quella sul rapporto con la città e sulla capacità o meno di viaggiare, diciamo, in sintonia. Ok, mi sono segnato tre argomenti. Il primo è quello delle classifiche. Facciamo un po' di chiarezza, perché le classifiche tutti le tirano dalla parte dove le vogliono tirare. Sappiamo che queste classifiche hanno, come si può dire, un potere effettivamente risolutivo, cioè di individuare effettivamente il valore dell'università, abbastanza limitato, perché valutare un sistema così complesso come quello di un'università, che ha dentro l'aspetto della formazione, l'aspetto della ricerca, l'aspetto dei rapporti nel territorio, è veramente molto difficile. Trovare un pacchetto di indicatori che consenta veramente di valutare le università e
soprattutto le università di tutto il mondo in contesti completamente diversi, in maniera inequivocabile, è difficilissimo. Però ci sono delle condizioni che in qualche modo poi queste classifiche le influenzano e penso a due elementi dimensionali che sono fondamentali. Prima di tutto il budget. Harvard è sempre ai primi posti, però Harvard ha il budget che equivale al budget del fondo di finanziamento ordinario di tutte le università italiane. Non sarà facile confrontarsi con Harvard in queste classifiche. Poi c'è un altro aspetto dimensionale, che se si va a guardare queste classifiche, che molto spesso hanno degli indicatori che dipendono dalle dimensioni degli atenei, e si va a parametrizzare la posizione di Siena rispetto alle altre università italiane, ci accorgiamo che molto spesso noi siamo tra le prime università italiane se noi scomponiamo il valore delle dimensioni, perché davanti a noi di solito ci sono sempre università molto più grandi. Dopodiché ricordiamoci anche che ci sono delle classifiche come quella del Censis, come quella del Sole 24 Ore, che sono sì classifiche nazionali e che spesso pongono Siena ai primi posti. Per questo motivo noi siamo molto attrattivi nei confronti degli studenti. Diceva bene il collega Felice Petraglia che noi siamo un ateneo attrattivo nei confronti degli studenti perché Siena la conoscono tutti. Non credo ci sia un'università italiana delle dimensioni dell'Università di Siena, posta in una città delle dimensioni di Siena, che sia conosciuta fuori come è conosciuta Siena. Nessuno al mondo conosce Siena meglio, peggio di, che ne so, Ferrara, Modena, Udine, vogliamo parlare di queste città qua. È chiaro che noi dobbiamo sfruttare questo fatto. Abbiamo il 50% degli studenti che provengono da fuori regione. Questo è un fiore all'occhiello, è il nostro fiore all'occhiello, perché non ci sono molte università in Italia che hanno questo flusso di studenti che proviene da fuori regione. È il nostro fiore all'occhiello perché dimostra che siamo molto attrattivi nei confronti degli studenti che fanno 5, 6, 700 chilometri per venire a studiare a Siena. Durante questo tragitto di università ne trovano anche qualche decina, ma se decidono di venire a Siena è perché sanno che a Siena si sta bene, si studia bene, la città è tranquilla e le famiglie mandano i loro studenti, i loro figli volentieri a studiare a Siena e sanno che a Siena trovano un ottimo rapporto con i professori, trovano una ottima didattica e trovano anche un'ottima qualità della ricerca. Questo è il nostro fiore all'occhiello, ma può diventare la nostra debolezza. Perché? Perché se ci sono delle condizioni al contorno che in qualche modo rendono un po' più difficile per questi studenti di venire fino a Siena, penso alle difficoltà a cui forse te prima facevi qualche riferimento dei trasporti, penso alla crisi economica, certamente noi non possiamo risolvere né il problema della viabilità né il problema della crisi economica del paese. Quello che possiamo fare per continuare ad essere attrattivi nei confronti degli studenti, oltre a continuare ad offrire una buona didattica e della buona ricerca, è quello di offrire ai nostri studenti i migliori servizi possibili. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo, questo è un punto del mio programma, perché io penso che noi dobbiamo far sì che gli studenti sappiano che a Siena trovano i migliori servizi possibili che possano trovare in altre parti, in altre università di questa città. Quello dovrebbe essere il nostro obiettivo, anche perché è dimostrato che il secondo più grande elemento accanto alla buona reputazione dell'università, il più grande elemento di attrattività nei confronti di questi studenti e di promozione dell'Università di Siena è il passaparola tra gli studenti che sono stati a Siena, i fratelli, i parenti, i cugini, gli amici di scuola, i compagni del paese o della città che sentono parlare bene dell'Università di Siena e che continuano ad arrivare a Siena. Da questo punto di vista, infatti, se mi permettete, anche i dati sulle immatricolazioni, certamente abbiamo subito un piccolo calo negli studenti, ma un calo di studenti, prima di tutto, che ha subito tutto il sistema universitario nazionale, anche per le motivazioni che dicevo prima. Non ci dimentichiamo, tra l'altro, che le coorti che si iscrivono alle università in questi anni, quindi le coorti del 1994, 1995, 1996, sono coorti che si sono posizionate in un picco minimo di natalità del nostro paese. Basta andare a guardare i dati su internet e ci si accorge che in parte questo calo, oltre che dalla crisi economica, è stato dovuto anche dalla diminuzione
dalla diminuzione del numero di giovani studenti. Quando mi sono iscritto io all'università, qualche anno dopo il professor Petraglia, eravamo negli anni del baby boomer, perché io sono del 65 e più o meno sono negli anni in cui la popolazione italiana è esplosa. È chiaro che confrontare i dati di oggi con i dati di quegli anni ci presenta qualche difficoltà. Per cui la mia personale opinione è che noi dobbiamo continuare ad essere attrattivi nei confronti degli studenti, e lo possiamo fare solo se offriamo ai nostri studenti i migliori servizi possibili. Qui, e credo di farti un piacere, mi permetto di dissentire leggermente con il collega Felice Petraglia, perché io credo che noi riusciamo ad essere abbastanza attrattivi anche nei confronti degli studenti senesi, perché più del 60% degli studenti residenti in provincia di Siena che sono iscritti ad una università, tralasciando quelli che non si iscrivono all'università, sono iscritti all'Università di Siena. Se teniamo conto del fatto che l'Università di Siena non ha architettura, ingegneria civile, veterinaria, agraria, psicologia, che c'è il concorso nazionale a medicina e nelle professioni sanitarie, che inevitabilmente porta ad una ridistribuzione nazionale degli iscritti, io credo che quel 65% sia un ottimo risultato. Noi facciamo già un ottimo servizio agli studenti del nostro territorio, peraltro è una caratteristica dell'intero sistema universitario regionale, perché se andiamo a guardare i dati, la Toscana è la migliore regione in Italia, insieme alla Lombardia, per contrastare le fughe dei propri studenti verso altre università. Il 90% degli studenti toscani iscritti ad una università è iscritto ad una università toscana. Facciamo un buon servizio, cioè combattiamo le fughe, quelle che nel sistema sanitario si chiamano fughe. Noi da questo punto di vista facciamo un ottimo lavoro. Quindi io penso che noi possiamo continuare a fare questo ottimo lavoro se tutti insieme, l'università mettendoci le proprie risorse, il proprio impegno, le proprie competenze, i propri sforzi, miglioriamo i servizi ai nostri studenti. E qui vengo al terzo tema, ed il terzo tema è quello del rapporto con la città. È la città pronta? È la città disponibile? È la città preparata a sostenere questo sforzo che noi dobbiamo fare, noi come università, per continuare ad attirare gli studenti? Io credo che ultimamente ci sono dei segnali molto positivi da questo punto di vista. Io penso, e qui sono d'accordo certamente con i miei colleghi, io penso che il sistema, diciamo così, cittadino, che comprende ovviamente la politica, le istituzioni culturali, le associazioni dei commercianti, le associazioni di categoria, fino ad arrivare ai cittadini, io credo che tutti siano consapevoli dell'enorme ricchezza, prima di tutto culturale, in secondo luogo sociale e poi in ultimo luogo anche economica, rappresentata dall'università dentro a questa città. E devo dire che ci sono anche degli esempi abbastanza concreti che dimostrano che molti di questi soggetti cittadini sono disponibili a sostenere gli sforzi dell'università in questa direzione. Ci sono stati una serie di eventi negli ultimi 2-3 anni che hanno visto la partecipazione anche entusiasta di molti settori della città. Io penso alla notte dei ricercatori, alla quale le associazioni dei commercianti hanno partecipato con grande entusiasmo. Penso per esempio alla recente Millennium Lab che si è tenuto in questi giorni qui a Siena, a cui era presente anche la vostra emittente, e che ha visto anche la partecipazione di altre istituzioni. Penso all'Education Summit, penso infine al Santa Chiara Lab, che rappresenta un luogo di incontro straordinario per gli studenti, per i docenti, ma anche e soprattutto per far rincontrare i nostri studenti con le istituzioni cittadine e con le imprese. Quello è un luogo formidabile dove onestamente noi abbiamo trovato anche il sostegno delle istituzioni cittadine. Ringraziamo il professor Frati, andiamo con l'ultimo blogger di questo blocco, che è l'eretico, e poi andiamo in pubblicità e rientriamo di corsa per l'ultima parte. Sono presenti in studio i tre candidati alla ambitissima poltrona di magnifico rettore dell'Università di Siena.
E ovviamente ci sarebbe molto da chiedere, molto da dire a tutti e tre, ma lo faremo nel blog nelle prossime giornate, nelle prossime settimane di qui all'appuntamento elettorale. E con il poco tempo che abbiamo a disposizione, però almeno una cosa la possiamo fare, cioè chiedere, domandare, partendo da uno stimolo del blogger Giovanni Grasso, che è colui che segue più direttamente e da vicino le vicende dell'università e da tempi davvero non sospetti, che provocazione secondo la quale bisognerebbe candidare a rettore Aldo Berlinguer, il figlio del più noto Luigi, provocazione che è di questi giorni, pubblicata sul suo blog Il Senso della Misura. Ecco, ma partendo proprio da questa, e chiedere a tutti e tre i candidati che cosa pensino del passato, soprattutto del passato non attuale, cioè di Luigi Berlinguer e di Piero Tosi, coloro che per molti anni hanno guidato in tempi diversi, in contesti differenti, l'università differenti soprattutto da quella attuale, l'università di Siena, perché avere un loro giudizio sintetico ma il più chiaro ed efficace possibile su queste due figure, Berlinguer prima e Tosi dopo, davvero potrebbe darci un segno importante. Quello che raccomanderei è che la loro analisi, il loro giudizio fosse la più tagliente possibile, o quantomeno la più chiara se possibile, perché anche se loro dovranno ricoprire un incarico che ha un suo valore anche in qualche modo politico, però non sono politici senz'altro di professione e non so se poi ambiranno ad esserlo in futuro, ma quindi da loro si può pretendere, per non dire esigere, chiarezza di giudizio, sintesi e chiarezza di giudizio. Questo è quello che io chiedo a loro, in attesa ovviamente delle loro risposte. Grazie. Bentornati in studio, Siena Diretta Sera, ultimo blocco, velocissimi, dopo di noi aspettando il palio, non mancate di perdere l'appuntamento consueto del giovedì sera. L'Eretico ha lanciato un tema, una suggestione diciamo riferita al passato di questa università, insomma, chiedendo un giudizio sintetico, e ve lo chiedo anche io soprattutto perché siamo un po' lunghi e quindi non dobbiamo danneggiare chi viene dopo di noi, un giudizio sul passato dell'università. Lui ha citato i professori rettori Berlinguer e Tosi, poi ce ne sono anche altri, insomma, qual è il vostro punto di vista sintetico, Frate? Boh, mi pare che l'Eretico abbia fatto due domande. La seconda è quella relativamente alla chiarezza rispetto ai contenuti e a quello che vogliamo fare in futuro, e credo che sia importante soprattutto parlare del futuro, e credo che questa chiarezza stia nelle cose che abbiamo detto oggi e in quello che abbiamo scritto nel programma. Io credo che questo sia un momento in cui si debba parlare del futuro. Con riferimento ai vecchi rettori che l'Eretico ha citato, devo dire che anche per motivi anagrafici rispetto a loro ho una distanza veramente di tipo anagrafico, mi permette di dire che mi mette molto in difficoltà nel dover esprimere un giudizio, perché esprimerei un giudizio su delle cose che non ho toccato con mano e rispetto alle quali ovviamente non posso dare un giudizio. L'unica cosa che posso dire è che io credo che negli ultimi 30 anni, che più o meno è il periodo di riferimento a cui si fa riferimento, credo che l'università sia cambiata moltissimo e che credo che il lavoro che deve fare un rettore ora è profondamente diverso dal lavoro che doveva fare un rettore 30 anni fa, ma tutto sommato anche 20 o 15 anni fa. Professor Rossi. Molto più sintetico del professor Frati. Oggettivamente, quei mandati rettoriali hanno dimostrato di sostenere, e mi scusi il gioco di parole, uno sviluppo insostenibile dell'università, se no evidentemente l'università non avrebbe avuto quella condizione di grave sofferenza economica.
credo e ribadisco che l'università oggi non assomiglia e non può più assomigliare all'università neppure dei 6 anni passati, perché il mondo è profondamente cambiato, abbiamo soltanto avuto la possibilità di accennare ad alcuni aspetti, ma l'Università di Siena certo non si può permettere di essere ferma, deve rinnovarsi per affrontare gli aspetti che precedentemente sono stati toccati, perché se no finiscono per essere slogan e titoli, e parlo dell'internazionalizzazione, dell'attrattività, parlo della mobilità degli studenti, okay, questo richiedono dei progetti specifici e una riorganizzazione amministrativa e sotto certi aspetti anche di mentalità dell'intero corpo docente. Professor Petraglia, anche lei lo stesso tema. No, io tra l'80 e il 2000 ho lavorato in giro per l'Italia e per il mondo, quindi non ero qui. Posso dire che ho conosciuto il professor Tosi perché fu lui che mi venne a scoprire quando ero a Udine, quindi ho conosciuto, devo al mio ritorno a Siena appunto al momento in cui lui era rettore, quindi l'ho conosciuto meglio, però erano gli ultimi anni appunto di una lunga serie di gestione delle cose. E non posso esprimere assolutamente giudizi in questo né per l'uno né per l'altro, ecco, non, mi sembra in questo senso di giustamente come dicevano prima i colleghi, è cambiato sicuramente il modo di gestire l'università, perché c'erano altre condizioni economiche, ora non, bisognerebbe essere molto preparati appunto per fare dei confronti tecnici, economici, gestionali. Sicuramente sono stati anni di grandi aperture, siamo passati a molte facoltà, voglio dire, probabilmente questo era un momento d'oro, c'era tante possibilità e purtroppo poi con alcune problematiche di spese che sono subentrate dopo. Insomma, sarebbe una lunga, ci vorrebbe una trasmissione apposta. Sì, credo di sì, è un argomento trattato negli anni e giustamente non è facile disaminarlo in una risposta breve. Dunque, di sicuro personaggi importanti di peso, insomma, rimarranno nella storia. Risposta sintetica, come promesso, andiamo con l'ultimo servizio. Abbiamo sentito il pensiero dei dipendenti con un rappresentante della RSU dell'Università, Andrea Machetti. Allora, andiamo verso le elezioni del nuovo rettore, però facciamo un passo indietro. È stato un periodo difficile per l'Università di Siena, un periodo affrontato in che modo dai lavoratori? Sai, il personale tecnico amministrativo negli ultimi 5-6 anni è stato abbastanza preso di mira dalla gestione dell'università, dai vertici dell'università, scelte che forse sono rivelate anche sbagliate da parte dei direttori amministrativi prima, che hanno di loro iniziativa per esempio sospeso l'accessorio sia al personale tecnico amministrativo che al personale CEL, che sono i collaboratori esperti linguistici, hanno determinato una scelta da parte dell'università azzardata che poi si è rivelata sbagliata a seguito delle pronunce del giudice. Quindi siamo venuti da un periodo piuttosto difficile, ricorsi al prefetto per interventi. Ora ecco, la situazione è un pochinino migliorata, però ecco, c'è sempre molta diffidenza tra il personale tecnico amministrativo e chi gestisce l'università, perché non è facile per il personale tecnico amministrativo sentirsi partecipe appieno della vita dell'università. Già il fatto che appunto si vada a votare, che il voto del personale tecnico amministrativo valga un 12° dei voti utili, la dice lunga su quello che può essere il senso di appartenenza a questa università. Nonostante tutto, l'università è sempre andata avanti, è andata avanti anche bene per quello che riguarda questo tipo di personale, tutti hanno lavorato, nessuno si è mai tirato indietro. Ora ce ne sono altri di problemi da affrontare, non dico meno gravi, però quantomeno diciamo meno importanti, che comunque determinano un continuare il malcontento all'interno dell'università. Ecco, quali problemi dovranno affrontare i prossimi a coloro che saranno eletti appunto a guida dell'università per il prossimo mandato? Sai, indipendentemente da quello che riguarda il personale tecnico amministrativo, tutto, e anche la docenza, che per carità
a partire dal riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali, che sono una sorta di premio per l'anzianità lavorata, che sono già state bandite a dicembre e che ad oggi non è stato dato seguito, a partire da un riconoscimento e di una sistemazione del protocollo sul lavoro, diversi problemi, ma per quello che mi riguarda, quello che dovrebbe essere fatto dal futuro rettore, sì, per carità, è importantissimo che si tenti di coinvolgere di più e meglio il personale tecnico amministrativo, ma quello che dovrebbe fare veramente un rettore all'Università di Siena è quella di cercare di recuperare tutta quella credibilità nei confronti degli studenti. Entriamo nell'idea che lo studente è quello che ci fa esistere e quindi ha il diritto di avere tutte le attenzioni possibili e immaginabili. Lo studente deve essere al centro dell'attenzione dell'università e poi dopo si parla di tutto quello che ne consegue. Però ecco, fondamentale deve essere un sistema che accolga lo studente a Siena in maniera diversa da altre università. C'è concorrenza, tanto è inutile dire, c'è concorrenza, quindi il fatto di cercare di attrarre lo studente a Siena è importantissimo e bisogna che le istituzioni pubbliche tutte insieme si mettano d'accordo, facciano un qualche cosa di insieme che però vada avanti nel tempo in maniera da garantire allo studente tutto quello che è necessario per proseguire gli studi poi a Siena, a partire da quando arriva ad immatricolarsi, la casa, l'indotto che porta all'università è talmente alto e talmente importante che tutti ci hanno da guadagnarci. Qui più aumentano gli studenti, perché abbiamo avuto un calo di 5.000 studenti negli ultimi 4-5 anni, quindi sono tanti, più aumentano gli studenti e più tutti hanno qualche cosa da poter tirare fuori da questa università. Quindi l'università ha tutte le carte in regola per poter essere il soggetto trainante di un'iniziativa del genere, però bisogna che comune, provincia, soggetti tipo Confcommercio, qualunque soggetto che ha degli interessi a vivere a Siena, ma questo anche il comune cittadino che affitta gli appartamenti agli studenti può essere interessato, a che l'Università di Siena continui e che cresca, che deve avere quel valore in più rispetto alle altre università. Abbiamo sentito Andrea Machetti, rappresentante della CGIL nella RSU aziendale, e noi siamo quasi in chiusura, prendiamo spunto soprattutto direi dalla prima parte del suo intervento, alla seconda in qualche modo avete già risposto durante tutta questa trasmissione, toccando temi che riguardano la politica, diciamo, di gestione universitaria, politica in senso, diciamo, positivo ovviamente, però ci sono alcuni temi posti sul tavolo della considerazione del personale tecnico amministrativo, si parla del bando delle progressioni orizzontali, insomma ha posto alcuni problemi, su questo vi chiedo di dare, diciamo, una risposta e poi ci avviamo alla chiusura. Professor Franco. Sì, dunque, allora, Machetti ha ragione, cita una serie di dati, parte dei quali dipendono dal complessivo sistema del Paese, perché il contratto collettivo nazionale del personale tecnico amministrativo non viene rinnovato da molti anni e questo è già un elemento di disagio per il nostro personale. Inoltre noi abbiamo una pesante decurtazione al fondo del trattamento economico accessorio che non ci permette di avere a disposizione le risorse e non ci ha permesso in questi anni di avere a disposizione le risorse per gratificare come merita il nostro personale tecnico amministrativo. In futuro occorrerà avere attenzione anche al sostegno di questo fondo perché possiamo provare a trovare le risorse per riuscire a gratificare meglio il personale tecnico amministrativo. E come dicevo all'inizio della trasmissione, ha sempre con grande abnegazione condiviso il percorso di risanamento dell'Ateneo e anche grazie alla presenza di un personale tecnico amministrativo responsabile siamo potuti uscire dalla crisi. C'è il tema delle PEO che ha certamente rappresentato una criticità, io credo che sia fondamentale garantire a tutti un'opportunità e un regolare sviluppo della carriera e questo lo possiamo fare anche attraverso una revisione del regolamento delle PEO che si è dimostrato inadeguato in una
precedente occasione che occorrerà sicuramente riformare. C'è il tema della formazione, io credo fondamentale, che in parte è collegato con l'EPEO, ma è in parte anche, in grande parte collegato invece con quello che vogliamo fare in futuro. Quello che vogliamo fare in futuro è che tutto l'Ateneo accompagni questo percorso di rilancio, il personale docente, il personale tecnico-amministrativo, e affinché tutti si vada in quella direzione occorre istituire quelle attività di formazione che sono indispensabili per far sì che non soltanto tutte le persone possano accompagnare questo percorso, ma che attraverso la formazione ognuno possa trovare anche uno strumento di gratificazione, di crescita professionale e personale all'interno del luogo di lavoro, cioè all'interno dell'università. Per quanto riguarda l'organizzazione, quello che dovremo fare, a mio avviso, è una accurata pesatura delle posizioni, una mappatura delle competenze e andare a vedere, monitorare continuamente, monitorare tempestivamente tutte quelle situazioni di criticità per consentire attraverso una piccola riorganizzazione di far sì che il funzionamento della nostra amministrazione sia coerente con i nostri obiettivi molto ambiziosi, che sono gli stessi obiettivi citati dal collega Machetti nel suo intervento, cioè gli obiettivi di continuare ad essere attrattivi nei confronti degli studenti. Professor Rossi, come coglie le parole del rappresentante del personale tecnico amministrativo e cosa c'è da fare su questo punto? Ovviamente le sue affermazioni sono condivisibili. L'università deve stabilire i due obiettivi prioritari, di cui in parte abbiamo parlato. Prendiamo per esempio ciò di cui abbiamo ampiamente discusso, che è l'internazionalizzazione. L'internazionalizzazione, per essere efficace, ha bisogno di una riorganizzazione degli uffici strategici e quindi inevitabilmente questa università deve poter affrontare il problema della riorganizzazione del personale tecnico-amministrativo. E non solo questo, ma deve ricostituire un parco di dirigenti, perché devono presidiare quelle che sono le strutture strategicamente più importanti. Abbiamo iniziato questo discorso dal reclutamento di fondi per la ricerca. Deve essere assolutamente potenziato un centro di coordinamento e di sviluppo per i progetti di ricerca. E quindi a questo, che è un obiettivo, deve essere associata adeguata formazione. L'internazionalizzazione richiede uno sforzo amministrativo che non può prescindere da una adeguata riorganizzazione amministrativa, perché i docenti, senza avere accanto il personale tecnico-amministrativo, non possono realizzare da soli i propri obiettivi, il che significa che di fatto, come è stato già detto, personale amministrativo e personale docente costituiscono l'insieme, devono condividere gli stessi obiettivi. Senza la condivisione degli obiettivi, il personale tecnico-amministrativo si trova a svolgere funzioni che sono vissute come mortificanti, cioè obiettivi che sono soltanto o meramente obiettivi di rispetto delle normative. Il problema è quindi di un diffuso senso di disagio nel personale tecnico-amministrativo, ancora maggiore di quanto non lo è nel personale docente per i motivi che si diceva prima, perché secondo me devono essere identificati in maniera precisa gli obiettivi e riorganizzata quindi la struttura amministrativa sulla base degli obiettivi. Perfetto, professor Petraglia, siamo in chiusura. No, io direi che il personale tecnico-amministrativo, come diceva il Machetti, è scontento. Io ho fatto un'indagine, perché nello studiare come questa candidatura mi sono rivolto appunto a questa parte della nostra struttura e il senso di appartenenza è calato moltissimo. C'è quindi da rifare assolutamente una rivalorizzazione di questo staff, perché c'è la richiesta, l'esigenza appunto di rivalorizzazione, di mettere le persone al posto giusto nella professionalità giusta. È una percezione che ho sentito molto e che quindi sposa con l'idea appunto di rimettere su questo personale tecnico amministrativo in alleanza con noi. Il metodo, giustamente ribadito, sarà quello di fare insieme le cose, perché da soli noi
c'è uno scontento anche dei docenti, come diceva il professor Rossi, c'è uno scontento anche degli studenti, quindi in questo momento dobbiamo ripartire con una serie di miglioramenti di alcune notevole di alcuni criteri organizzativi e che ci portino a lavorare meglio e con maggiore collaborazione e con senso di appartenenza per rivalorizzare appunto tutto il complesso. Quindi la parte del personale tecnico amministrativo è come in un organismo, è una parte importante del corpo, non è un accessorio, insomma, e quindi ne dobbiamo tener conto e trovare un direttore generale, per esempio, che possa sposare un programma di valorizzazione di questa università. Quindi il rettore dovrà avere in un direttore generale un grande alleato, perché è una figura nuova del nuovo statuto dell'università che insieme appunto collaborare per mettere il personale tecnico amministrativo nella giusta posizione e quindi pensare a problematiche poi economiche, di carriera, di dirigenza e tutto quello che vuole, ma qui è la parte più dolente della situazione. D'accordo, io vi ringrazio, siamo arrivati un po' lunghi, mi scuso in anticipo con i colleghi di Aspettando il Palio che segue questa trasmissione, non andate ancora via perché, a parte seguire ovviamente Aspettando il Palio, ci sono due clip che chiuderanno questa trasmissione. La prima è la presentazione del libro di Daniele Magrini, il nostro collaboratore, direttore, insomma, un volto storico di Siena TV, la presentazione del suo libro Sogni e Delitti al Salone Internazionale di Torino, del libro di Torino, insomma è stata una bella esperienza e vedremo questa clip della presentazione. Poi, come al solito, chiuderà la trasmissione la cartolina di Raffaella Azzero Riuscito, la direttrice del Cittadino Online. A me non resta che ringraziare veramente di cuore i professori che sono venuti qui, uno di loro poi il 16 o il 22 o il 28 giugno sarà eletto rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati, Alessandro Rossi e Felice Petraglia sono i tre professori che si sfidano per succedere a Angelo Riccaboni. Grazie a tutti e arrivederci. Daniele Magrini al Salone Internazionale del Libro di Torino che presenta Sogni e Delitti per Strade Bianche, ovvero l'ultima trasmissione della notte, Unghie Assassine, due dei suoi più famosi romanzi. Due dei miei romanzi, diciamo sì, fra l'altro a me piace molto il rapporto fisico con il libro e quindi per me è molto importante il formato, l'impaginazione, questo è un formato molto agile che si tiene nel comodino quando si va a dormire. L'idea di questa riedizione è di Luca Betti, l'editore appunto che ha questa collana Strade Bianche, che è molto bella, una collana legata alla Toscana. Allora dice che il libro Unghie Assassine è un noir che parte a Shanghai e finisce in Romania, che c'entra la Toscana? Beh, c'entra perché in realtà io l'ho scritto quando ero a raccontare la Toscana all'Expo di Shanghai. E nacque lì l'illuminazione da una scena notturna, il jet lag è un problema per tanti, mi affaccio alla finestra dell'albergo dove c'eravamo tutti noi occidentali, guardo di sotto, 4 di notte, c'è una vecchietta che come dire, arraffa scarti di cucina da un cassonetto. Nasce tutto da lì, poi succedono tante cose, molti delitti, molto sangue, insomma. Invece l'ultima trasmissione della notte la Toscana è protagonista al massimo. La scintilla lì, io ho iniziato a scrivere il romanzo nella notte della vittoria di Obama, 8 anni, in pieno clima di entusiasmo, 8 anni dopo questi due mandati di Obama, non è che abbiano cambiato il mondo come si diceva allora. E poi c'è un'altra vicenda che cambia la vita del protagonista, Gio Martini, che è un conduttore radiofonico, la sua donna lo lascia perché la sua donna vuole un eroe, un avventuriero, e quando lui gli chiede cambiamo il frigorifero, in una notte decide di lasciarlo e c'è una fuga contemporanea verso il Giglio, ecco la Toscana protagonista. A ripensarci, il romanzo è del 2009, 3 anni dopo arriva la contaminazione, diciamo, non delle acque, tutto pulito ora, ma insomma questa intrusione drammatica, il naufragio della Costa Concordia che spezza non solo un equilibrio naturale ma anche un mito che per me è il mito della miglior fuga possibile per poi tornare, l'isola del Giglio. Senti, il tema di quest'anno al Salone è visioni, si può dire che per un giornalista impegnato come te tutti i giorni nel quotidiano il romanzo può essere una via di fuga, una vita alternativa? In effetti io ho delle visioni la notte quando torno a casa dopo 12 ore di lavoro, sì, questo sì. No, però è così, effettivamente il romanzo è un angolo in cui dicevo, mondo, calma, mi prendo il mio spazio, le mie ore, il mio tempo e lascio andare le mie visioni. In effetti il tema di quest'anno del Lingotto a me è molto caro, ecco, perché bisogna essere un po' visionari per comunque provare a cambiare la realtà.
università, candidati al rettore e elezioni. Che cosa possiamo dire di questi candidati? Beh, che hanno tutti bei programmi, belle speranze, buone intenzioni e tanto entusiasmo. L'entusiasmo delle idee, che finché restano idee sono perfette e condivisibili, ma che poi in qualche modo si devono scontrare con la realtà dei fatti. Una realtà in verità poco chiara per quanto riguarda lo stato reale dell'Università di Siena. Poco chiari, per esempio, innanzitutto i conti. Alcuni dicono che sono perfetti e in positivo e sempre meglio di anno in anno. C'è chi invece dice e sostiene che questi bilanci siano stati un po' imbellettati, che gli sia stato messo un po' di macchiaggio qui e là per rendere più visibile ai cittadini e alle persone comuni un progetto di risanamento che in realtà è molto più faticoso, molto più lungo e anche molto meno entusiasmante di quanto si voglia far credere. Diciamo che a leggere l'intervista del rettore rilasciata al Corriere di Siena solo qualche giorno fa, sembra che tutto vada bene, che ci sia un entusiasmo dilagante e che al nuovo magnifico non resti da fare altro che proseguire sulla strada già intrapresa da Riccaboni e aspettare soltanto il successo e la crescita dell'Ateneo. Le belle parole però si infrangono su ciò che noi sappiamo un po' qui, un po' là, preso dai vari commentatori di quello che accade all'interno dell'Università di Siena. Per esempio, sul blog Il senso della misura del professor Grasso, uno dei blog più conosciuti a Siena per quanto riguarda l'università, leggiamo un articolo a commento del programma del professor Petraglia. Il programma in realtà viene preso solo come spunto e a pretesto per fare un quadro di ciò che è realmente l'università in questo momento. Insomma, si mettono a confronto le intenzioni del candidato al rettore e quella che è la base di partenza per vedere se in effetti le due cose possono essere l'una il proseguo dell'altra. Quello che riporta l'articolo è una situazione non proprio brillante. Metà delle lauree magistrali e metà delle triennali perse, raso al suolo i dottorati, così viene detto, perduti 6.000 studenti e 350 docenti e 100 stanno per venire fuori e non c'è, o almeno al momento, non c'è un turnover. Questa è la situazione nel suo complesso, per cui c'è ben poco da festeggiare con questi presupposti. Certo, non ci si può lasciare andare al pessimismo e neanche si può pensare di potersi arrendere e lasciare andare così un'istituzione che è universitaria, che è tra le più antiche del mondo. Bisogna però che a questo punto ci si impegni non solo da Siena, ma che anche il governo e la regione diano il loro contributo, che anche i docenti che sono all'interno dell'Ateneo diano il loro contributo e certo, come per il Santa Maria della Scala, e lo abbiamo appreso non da tanto tempo, ci sarà bisogno di trovare dei partner privati e per trovare dei partner privati bisogna essere appetibili e quindi avere un progetto e un programma di ricerca interessante. Non vorrei essere nei panni del nuovo rettore che dal 1° novembre prenderà il posto di Riccaboni, però un consiglio nel mio piccolo mi sento di darglielo, di rompere con gli schemi fino a qui attuati e di tirare fuori tutta la verità senza più alcuna esitazione e alcun dubbio su quello che è lo stato dell'università e possibilmente esporre questa verità ai cittadini, ai senesi. Questo perché l'istituzione università è una proprietà dei senesi e non vorremmo mai che accada per l'università quello che è accaduto già per realtà importanti per questa città. Rompere con gli schemi del passato e
partire dalla verità per ridare un futuro all'Ateneo credo che sia già un buon presupposto per il nuovo rettore, e magari già solo questo basterebbe per dare una ragione e un valore a questo nuovo magnifico.